un documento economico e finanziario dove non c'è nulla. Ci sono le risorse del Recovery Fund, la nuova programmazione 2021-27, non c'è traccia. Non c'è traccia per quanto riguarda l'economia, le infrastrutture, il dissesto. Non c'è traccia per quanto riguarda la sanità. C'è una proroga sine die del programma sociale, addirittura della precedente giunta. A parte le risorse del Master Plan e le risorse della precedente programmazione europea, questa maggioranza sceglie di non decidere alcunché. Noi riteniamo che sia molto grave il fatto che non vi sia una sola priorità iscritta in questo documento economico e finanziario. Non c'è visione dunque, non c'è la volontà di scrivere una pagina nuova per la nostra regione. Nel frattempo le imprese, i cittadini, le attività attendono ancora le risorse del Cura Abruzzo 1 e del Cura Abruzzo 2, non vi è ancora la distribuzione efficace ed efficiente ovviamente dei vaccini per l'influenza, attendiamo di conoscere quale priorità mettono in campo per quanto riguarda la distribuzione dei vaccini per il Covid e non c'è traccia della nuova programmazione sanitaria. Non c'è alcun tipo di scelta per quanto riguarda anche le aree interne o le infrastrutture, l'intermodalità e i trasporti. È un documento scritto burocraticamente in assenza di qualsiasi tipo di indirizzo politico.